titi! C'è nessuno a casa! Poverita che mi sto cagassotto nel freddo! Ma chi è sto fatto? Scusi, ma che fa? Cosa grida? Bravo, chicco, fammi entrare, va! Che mi sono fatto nuova cortina in 4 ore e 6 minuti! So proprio che è sconvolto! Ma spegna quella musica! Ma che te ne piace la tecne? Senti che roba! No, non ci piace! E poi qui c'è gente che sta ancora a letto! Stanno a scopare, eh! Le mattina, ma come gli va con sto freddo? Oh! Ma che modo di parlare? Siamo nel Veneto, nella perla delle Dolomiti! Mica a campo di carne! Lo senti, lo sai che ti dico? Ma fammi entrare, va! Mortacci vostra, che bella casa! Beh, ricominciamo? Ah, oh, Chicco, adesso fa un complimento! Ma che te hao! A cosa che c'è il caffè? Avvocato, andiamo bene, un altro che mi chiama Acoso. Mamma mia, se non mi bombardo di caffè, ne casco con le targo. Ma chi sei? Ma che cazzo voglio? Sosca, mi manna Giorgio. Ma lei sta a pensare? Finalmente è arrivato. Ah, tu, che fa a me un piacere, guarda se in giro c'è una spremuta d'arancio che mi sparo proprio una tosse di vitamina C. Ma guardi che io non sono Duca. Io sono il signor Ettore Colombo e sono di Milano. Molto piacere, grazie. Ma Duca è una abbreviativa, no? Duca sta per due capelli. Ma non vedi che c'è in testa? Ma che una voglia di prosciutto cotto o t'hanno trapiantato una chiappa? Buona questa! Ma faccio Duca anche te, con Duca Zotti in testa però. Ah, mica te ce facevo così qua. Comunque l'amici mi chiamano Ercipolla. E come ti chiamano Ercipolla? Per Erfiato. A me, eh? Mi chiamo Nercipolla perché se de più ve faccio piagne! Ma cos'è questo rumore? Ti presento il signor Cipolla, il tappezziere mandato da Giorgio. Si chiama Cipolla? Si chiama Cipolla perché questo se te piglia te fa piagne! E lei è tappezziere? Sì, ma da poco sa come prima c'ho avuto qualche problemuccio. Ah! Di che tipo? Mi facevo come un cammello marocchino! Sono stato 15 anni rovinato! Ma mamma mia, ma sono tutti quelli da pesare a Roma. Ma dipende. Poi lo zio Giorgio mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, no? A che chi è il Cipolla uscito dal tunnel? Non me faccio più! Beh, una bella notizia. Oh, sento un po' la cosa, signor Cipolla, lei mi deve scusare, ma io non ho ancora capito, anzi, noi non abbiamo ancora capito, lei di che cosa si faceva. Pure de farina, basta che era polvere! A Chicco, io sono stato il primo in classifica nell'Ippare dei tossici! È curioso, eh? Un tipo. Ma le marche, schi, au catche, schi, le marche! Ma lei adesso sta bene, vero? Ma che non vedi come sto tutto preciso, tutto caruccio, tutto pettinato! Mi ascolti bene, Cipolla, anch'io sono tutta precisa, tutta caruccia, tutta pettinata, ma se lei non mi finisce la casa per Capodanno, io divento una iena, è chiaro! Au! Ah, signor Piantacetano, guarda che da qui a Capodanno il Cipolla te foderà tutte le Dolomiti! Oh, ha capito? Oh. Aduca, ho yogurt senza cucchiaio, come può mangiare? Ci pippiamo, tiriamo su col naso. Sei proprio che un fenomeno, Chicco! Che c'è? Oddio! C'è il cuore! No. Mamma mia, come sto! Ma non cadere io adesso che fai canfetamina! Canfetamina? Mamma mia! Mi sento come nuovo di Pasqua sotto all'albero di Natale! Strano! Coso, invece di stare lì senza far niente, vada a preparare una camomilla, signor Cipolla, forza! Vada! Ma scusa, adesso io sono il Coso e lui è il signor Cipolla? Ma dove siamo? Questa a noi ci deve finire la casa per Capodanno, ha capito? Capito! A chi non ti preoccupare, mo adesso questo io faccio fumare una canna di camomilla tagliata con valeriana, ha capito? A chicca! A chicca! E basta con queste pregnazze!